riuscivamo a stare a casa al caldino, invece davanti no. al camino, caldino, alla rima, e invece no, perché dobbiamo fare il reportage di cosa? Del mercatino. Aha, il nuovo mercatino. Il nuovo mercatino. Mm-hmm. Eh sì. No, di la verità, tu vuoi andare a comprare la salsiccia. Sì, perché oggi, complice il tempo, abbiamo deciso di fare salsiccia e polenta. Ai, c'è proprio papam! Le idee erano due. Frittura di pesce. Salsiccia e polenta. Frittura di pesce in montagna. Allora, giustamente, facciamo salsiccia e polenta. Che cavolo. Piccolo problema, non abbiamo la salsiccia in casa. La quindi, polenta sì. Quindi ci tocca andare in paese. Sì. Mamma campionino. E ci è venuta anche un'altra idea questa sera. Pizza. Ma non pizza da andare a comprare. La facciamo noi. Noi. Quindi ci serve. Tutto. Tutto. Ah, ma quindi eri serio? Sì, certo che ero serio. Io c'avevo quell'altra idea bella. Beh, valutiamo. Valutiamo! Perché l'altra sua idea bella. Ma brutta e cattiva. Ma brutta e cattiva è nel pomeriggio, se il tempo regge, andare a Orio al Serio. O a Le Valli. Le Valli. Un altro centro commerciale più vicino. Dove c'è il McDonald's? Dove c'è il McDonald's? Andavamo il McDonald's da portare a casa. Andavamo a casa. Poi lo scaldiamo nel forno. Esperienza mistica. Orio al Serio qua sarà sempre un'oretta di strada. Più o meno. Che non lo so se ci vogliamo lanciare in questa impresa. Si può anche fare. Io resto dell'idea che sia meglio la pizza, però. Non lo so, adesso vediamo come ci gira al ristorante. Al supermercato. Vedi che c'è il sole qua. Sono qua però. Sono qua. Infatti papam, la temperatura schizza a 10 gradi. Schizza. Un grado in più. Un grado in più, un grado in più. Poi se riesco vi faccio. Il video 360 di? Del mercatino. Ah, beh. Con tutte le offerte speciali. Con tutte le offerte speciali. No, non lo so, devo vedere se riesco. Tutta da casa. Mi servirebbe una bella tuta da casa. Sai quella con i quadratoni? Spaccalegna. Spaccalegna del Missouri. Del Kentucky. No, del Kentucky. Del tutti Kentucky. Del Kentucky, insomma. Andiamo in Alaska. Ma no, ieri guardavi presenze aliene in Alaska. No, cosa che guardavi? Case infestate. Su Travel and Living. Non ci voglio più venire. Già ce ne sono tre di case in Alaska. Vabbè, ma dai. Secondo me dopo un po' che stanno soli stanno via di testa. Beh, comunque. Sai, non penso niente. Comunque, tra poco inizieremo la raccolta fondi. Sì, per trasferirci in Alaska. Ok. Quindi nell'info box troverete l'IBAN. Poi ognuno di voi potrà fare una gentile offerta. Per il nostro trasferimento e per far migrare i cervelli italiani in Alaska, e levarvi dalle balle due pistole. Sarà tipo una piattaforma di crowdfunding, no? Se donate tipo 100 euro vi spediamo la cartolina dall'Alaska. Ah, che figo! Ah, sì. Quindi tu fai anche la. Sì. La contro. E certo. Il regalino. In funzione dell'offerta. Ah, perché c'era un sito che ora non so perché sono un po' ignorante. C'era un sito che tipo uno diceva il suo progetto che doveva raccogliere soldi e la gente gli faceva le donazioni. Tipo sì. Che ne so, cantavano per fare il disco, avevano bisogno di 20.000 euro e sotto c'erano il contatore che andava su. Oppure c'era tipo per andare all'università. Sì, proprio. Però sì, tu fai anche il gift. Sì, il gift in funzione, esatto. In funzione dell'offerta.
portateci in Alaska, così e non ve ne pentirete, così ci togliete dalle balle, non ci vedrete più. Ma ah, non sì. C'è internet, quindi niente. No, sì, c'è. No, c'è. Mm. E quindi vi spediremo regolarmente i vlog dall'Alaska con cui voi farete i fighi con i vostri amici. Giusto. Volete vedere lui sbranato da un orso? Donate. Vabbè. Volete vedere in 360 una cacca di alce? Ecco, donate. In 360. Volete vedere un salamino di alce? Andate all'IKEA. Toccati i capelli. Oddio, oddio, toccati i capelli. Ok, siamo quasi arrivati, quindi vi lascio al reportage del mercatino. Sempre che ci sia, però vedo zappide con le zacchette. Buste della spesa. Dai, qualcosa c'è, ci sarà una banca come ieri. In onda, sei in onda. Wow. Quella si era scaricato tutto, ma che pipe che siamo. E pensare che abbiamo anche la batteria di riserva. Beh, certo, ovviamente dove? A casa. Qua? Sì. Ah, beh, ancora peggio, peggio. Infatti l'ho messa in carica nel portatile. E via. Oh, aggiornaci, cosa stai preparando di buono? Finocchi. Volati anche. I finocchi volanti. Perché sto facendo i finocchi? Non lo so. Per di la verità. Perché oggi abbiamo fatto i cattivi. Perché oggi a mezzogiorno abbiamo mangiato una salsiccina con la polenta. Uh-huh. Faceva freddino, ci stava bene. Sì. Poi qualcuno ha mangiato un pacchetto. Mezzo! Era qua, non mezzo, c'è più. Mezzo, tre quarti mezzo. Di pacchetto di patatine. E allora stasera non ho resistito. Facciamo i bravi. Anche perché prima siamo andati a prenderci un gelato, un innocente gelato. Innocentissimo. In paese. Mamma mia, 2 euro di gelato. Una roba. Non finiva più. Cioè, non si capiva se era lui che mangiava noi o noi che mangiavamo lui. No, non ci stava. No, era... poteva, invece di metterlo sul cono poteva metterlo nella vaschetta. Sì, proprio. Ecco, oh, guarda che bello. Wow. E via. E quindi adesso ci mettiamo in pista a preparare i finocchi, che non so neanche se mangeremo stasera, però vabbè. Dubito. Intanto sono lì pronti. Odi! Intanto i nostri gatti sono su, adesso vado a prenderli, sennò... Il mood della serata è patato, cipolla, patato. Vieni. Bru. E quando vuole scende. Sta giocando. Appunto, allora lasciali giocare. Uffa. Ok, vabbè. No, stasera non posso neanche accendere il camino. Fa caldo. Perché dice che fa caldo. Con riscaldamento. Vabbè. Dai. E quindi la serata sarà noiosa. Non sarà noiosa. Sarà noiosissima. Fammi lavare le mani che sono di fare. Ci aggiorniamo dopo, dai.